C come contadino, Coldiretti, cucina, campagna e cultura. La lettera C che fa turismo se ne è discusso a Sarno presso l'agriturismo La Fattoria o Cavaliere. Al centro del dibattito che ha visto la partecipazione dell'assessore regionale Corrado Matera, la valorizzazione delle risorse naturali, dei beni paesaggistici ed architettonici, il concetto ed il valore di agriturismo, la qualità e la garanzia dei prodotti a chilometro zero. Obiettivo mettere a punto una nuova strategia di turismo ad hoc per la Valle del Sarno. Sicuramente ci sono le condizioni per valorizzare l'enogastronomia in questo territorio, ma non solo. Il problema è pianificare un'azione che riesca a riconoscere in qualche modo al turismo quel ruolo che stiamo provando a dare in regione, quel ruolo di grande centralità e di trasversalità, e si metta in campo un'azione che vada verso l'integrazione territoriale. Questo territorio deve essere ben collegato anche ad altri territori, perché il turista arriva sicuramente con un'attenzione maggiore a Napoli, a Pompei, alla Reggia di Caserta, a Capri, e dobbiamo essere bravi a far capire che c'è un'altra parte della regione altrettanto importante che deve essere visitata. Il progetto nasce da un'idea di Michelangelo Corrado che cerca di mettere in simbiosi quello che è il concetto di agricoltura, turismo e soprattutto enogastronomia. Abbiamo visto l'acquedotto da dove nasce una delle sorgenti più importanti e che dà acqua al territorio campano. Abbiamo visto la zona del Parco Cinque Sensi, abbiamo visto il Duomo di Foce, se per non dimenticare poi, come già si è detto precedentemente, che abbiamo anche un anfiteatro che è storico.